Oggi vi presentiamo il nostro kit per l'allevamento dei pulcini. Questo kit è un kit base e comprende una gabbia G10 in legno con la rete, una chioccia artificiale, una mangiatoia per pulcini ed un abbeveratoio per pulcini. Questi accessori sono tutti gli accessori che vi serviranno per allevare nel primo mese di vita i pulcini. I pulcini che vedete oggi all'interno sono dei pulcini che ormai hanno quasi un mese di vita e che sono pronti per essere trasferiti in un pollaio. Il primo componente che compone il kit per lo svezzamento dei pulcini è la gabbia. Questa è una gabbia 1 metro per 1 metro che vi darà la possibilità di poter lasciare i pulcini durante le prime settimane di vita. La gabbia può essere aperta in una delle sue parti, nella parte superiore, e questo vi darà la possibilità di poter gestire sia l'abbeveratoio che la mangiatoia. Altro accessorio che comprende il kit è l'abbeveratoio per pulcini. Questo abbeveratoio per pulcini vi impedirà agli animali, durante soprattutto le prime 2 settimane di vita, di annegare nel momento in cui andranno ad abbeverarsi, in quanto l'abbeveratoio è composto da piccoli forellini e quindi gli animali sarà impossibile che ci cadano dentro e che anneghino. Stessa cosa vale per la mangiatoia. La mangiatoia è una piccola mangiatoia per pulcini che ha queste sbarre in ferro e impediranno agli animali di poter entrare all'interno. La rete in ferro che trovate in questo mangiatoio impedirà ai pulcini di entrarci dentro e quindi magari di fare delle deiezioni all'interno della mangiatoia. Altro accessorio molto importante che compone il nostro kit per lo svezzamento dei pulcini è la chioccia artificiale. Questa è una chioccia artificiale per lo svezzamento di 20-25 pulcini. La chioccia artificiale ha molti punti di forza, sia per gli animali che per l'allevatore. Per gli animali, in quanto emette calore attraverso questa piastra e gli animali andranno a scaldarsi posizionandosi sotto. La cosa importante è che questa chioccia non emette luce, quindi questo significa che gli animali si potranno abituare al normale andamento della natura, quindi la differenza tra giorno e notte, sin dai primi giorni di vita. Se usassimo una normale lampada saremmo costretti a lasciarla accesa per un mese di fila. Questo non darebbe la possibilità agli animali di capire quale sia il giorno e quale sia la notte. In questo modo non troverebbero i giusti tempi per ambientarsi nella natura. Questo significa che gli animali sarebbero molto più stressati da stare sotto la lampada che sotto la chioccia artificiale. La chioccia artificiale può essere alzata ed abbassata in base alla crescita dei vostri animali, quindi quando saranno nei primi giorni di vita abbasserete, la terrete più bassa per dare la possibilità agli animali di stare più a stretto contatto con il calore, e mentre cresceranno non dovrete far altro che alzare queste aste in modo da avere sempre la giusta altezza della chioccia all'interno della gabbia. Il kit per il svezzamento dei pulcini vi servirà durante il primo mese di vita degli animali, quindi dal momento in cui nascono al momento in cui acquisiscono un mese di età. Da quel momento in poi li potrete trasferire all'interno di un pollaio più grande, dove li potrete lasciare per tutta la durata della loro vita. Per maggiori informazioni su questo articolo o su come gestire gli animali nel primo mese di vita, non dovrete far altro che visitare il negozio del nostro sito o altrimenti il blog, dove potrete trovare informazioni relativamente all'allevamento.